La saldatura. In realtà in questo corso non vedremo le tecnologie di saldatura che sono innumerevoli. Cercheremo di dare qualche indicazione sulle problematiche relative alla saldatura per quanto riguarda gli aspetti metallurgici. Voi avete già qualche informazione fondamentale che quindi certamente potrete comunque capire che si indica con saldatura praticamente un'aggiunzione fra due o più parti metalliche con parziale fusione del metallo base. Quella che vi fate a casa con il saldaturino e lo stagno in realtà è una brasatura, perché non prevede fusione del metallo base, perché non sbagliate la scheda, la perforata, insomma, è una toppata, se no normalmente appunto non dovreste fondere la parte base, e sostanzialmente è una giunzione che è relativamente moderna. Quando dico relativamente moderna intendo che l'uso esteso della saldatura sostanzialmente risale alla seconda guerra mondiale, altrimenti prima c'erano dei tentativi, praticamente si chiodava, si bullonava, ma giunzioni estese mediante saldatura praticamente risalgono agli anni 30, diciamo praticamente dal 34-35 in poi. Le primissime esperienze estremamente estese sono quelle relative alle due corazzate tascabili tedesche, la Graf Speed e la Deutschland, se non ricordo male i nomi, che appunto utilizzarono la saldatura in modo da abbassare notevolmente il tonnellaggio e entrare nelle specifiche del Trattato di Versailles che imponeva appunto di non superare un certo tonnellaggio, e appunto in queste specifiche loro, i tedeschi, rimasero all'interno mantenendo un'elevata corazzatura e quindi ottenendo corazzate dette tascabili, non perché fossero più piccole, ma perché appunto nonostante una corazzatura elevata aveva un peso, un tonnellaggio basso. Un altro utilizzo estesissimo della saldatura, ve l'ho anche già accennato quando parlavamo delle problematiche relative alla meccanica della frattura, fu per esempio nel caso dell'assemblaggio delle navi Liberty, sempre seconda guerra mondiale, navi utilizzate in maniera estesissima dagli alleati per trasportare uomini, mezzi e viveri dagli Stati Uniti verso l'Europa sostanzialmente, navi Liberty che erano assemblate in pochissimi giorni grazie appunto a un uso estesissimo della saldatura, che però comportò grossi problemi, come abbiamo appunto accennato, anche addirittura affondamenti in rada, cioè con la nave parcheggiata nella rada, sostanzialmente di notte specialmente queste navi potevano spezzarsi in due e affondare in pochissimi minuti, appunto perché la saldatura usata in modo così esteso però non era appunto appienamente conosciuta, veniva fatta un po' come veniva, e vedete bene che adesso vedremo insieme appunto che la saldatura può essere causa di enormi problemi metallurgici da cui poi far innescare rotture, diciamo inaspettate, oggigiorno si sa che possono avvenire, ma negli anni 30-40 appunto erano abbastanza inaspettate. Le sorgenti di energia utilizzate in saldatura da solo in coppia sono quelle che vedete qui in sequenza, vi ripeto, qui in questo corso non vediamo la tecnologia della saldatura, ma cerchiamo di dare qualche indicazione. Sorgenti elettriche, arco, plasma, scintille, effetto Joule, laser, meccaniche, chimiche, tutto ciò che può portare calore e comportare almeno una parziale fusione del metallo base, a volte con metallo del porto, a volte no, dipende appunto dalla tipologia di saldatura adottata. Per quanto riguarda le tecniche di fusione, qui vediamo un paio di casi estremi, queste due animazioni, un tubo abbastanza grande, là sotto vediamo invece una saldatura su un oggetto estremamente ridotto in gioielleria, quindi capite bene, possiamo avere oggetti estremamente differenti. Vediamo appunto che possiamo avere saldature per fusione, ad arco, chimica, fisica, per pressione, elettrica, meccanica, fuoco, insomma tutti i processi che vengono utilizzati per determinate applicazioni. Quando parliamo di saldatura laser stiamo parlando di fine anni 80 con ottimizzazione, d'accordo? Quindi stiamo parlando di processi che sono stati utilizzati veramente solo di recente. Per esempio per la laser, lo posso dire con certezza, è stata utilizzata presso una serie di istituti, tra cui il The Welding Institute inglese, britannico. Se voi andate sul sito www.twe.uk, se non ricordo male, trovate una marea di informazioni per quanto riguarda appunto i processi di saldatura e l'ottimizzazione appunto per esempio del caso laser, che appunto è un procedimento che è stato ottimizzato solo di recente. Qui vediamo una rappresentazione tridimensionale molto schematica di un cordone di saldatura nel caso di una saldatura testa a testa, che potremmo dire una delle saldature più critiche. Nel caso testa a testa appunto le due superfici vanno a contatto, devono essere opportunamente cianfrinate, termine tecnico che indica appunto una sorta di svasatura laterale per consentire di accogliere più agevolmente il cordone di saldatura stesso, non viene a formarsi.
caratteristiche sono certamente la velocità di movimento sorgente, in realtà può muoversi anche il metallo che si deve saldare, quindi non è detto che si deve per forza muovere la sorgente, c'è un movimento relativo sostanzialmente, la potenza erogata in kJ al secondo e chiaramente il loro rapporto, potenza erogata fratto movimento della sorgente, che ci dà la quantità di energia disponibile per unità di lunghezza. Se ce ne mettiamo troppa poca, non si fonde abbastanza metallo base, se ce ne mettiamo troppa, la sede che va a cogliere il nostro cordone si buca addirittura e non riesce più a effettuare una buona saldatura. Quindi la scelta del dimensionamento, della progettazione del processo di saldatura deve essere assolutamente ottimizzato. Parametro fondamentale per caratterizzare il processo di saldatura è sicuramente il cosiddetto rapporto di diluizione RD, descritto dal rapporto volume del metallo base fuso fratto volume totale zona fusa. Nel caso in cui il rapporto sia 1, che vuol dire secondo voi? Veglia. Prego. No, fuso. Che non c'è? Non c'è metallo d'apporto. Praticamente abbiamo fuso solamente metallo base, non tutto chiaramente, perché sennò abbiamo fatto una fusione, e abbiamo solamente fuso metallo base, non c'è stata diluizione con il mondo esterno, perché non c'è stato metallo di apporto, non c'è elettrodo che appunto va a contribuire. Attenzione, qui dobbiamo fare un attimo di attenzione, perché qui nel processo di saldatura noi non solo abbiamo l'eventuale metallo di apporto, ma abbiamo anche il fatto che il nostro cordone fuso è un metallo fuso a tutti gli effetti, che può reagire con l'ambiente esterno. Noi possiamo fare saldature in aria, in ambienti umidi, addirittura in acqua, e la saldatura in ambienti così spinti può comportare una reazione chimica fra il metallo fuso e l'ambiente circostante, dato che i vari elementi di lega hanno un'affinità chimica verso l'ossigeno e quello che c'è differente. Questo può voler comportare un disproporzionamento della lega nel metallo base, cioè in pratica se noi abbiamo un metallo che ha, facciamo un'ipotesi, il 20% di ferro e l'80% di nickel, faccio un esempio che non sta nel cielo e in terra, bene, fondendolo il ferro e il nickel hanno un'affinità chimica verso l'ossigeno differente, solidificato potrei avere il 15% di ferro e l'85% di nickel, quindi nel cordone ha avuto un disproporzionamento, si dice così, della lega stessa rispetto al metallo base da cui partivo. Questo non perché ci ho aggiunto qualche cosa, ma semplicemente perché quell'acciaio, quella lega, ha reagito con il mondo esterno con una reattività chimica degli elementi differenziata da elemento a elemento, come cose noi sappiamo, come abbiamo detto a suo tempo che appunto gli elementi carburigeni avevano un'attività chimica verso il carbonio differenziata, anche l'attività chimica verso l'ossigeno può essere appunto differenziata. Vediamo ad esempio quello che succede facendo la saldatura di un acciaio al carbonio, addirittura qui stiamo ipotizzando una lega binaria, qui vediamo appunto la zona del diagramma di fase ferro-carbonio che più ci interessa, in questo caso può essere abbastanza importante considerare anche quella zona lassù in alto, anche se noi qui non la considereremo, ma il fatto che esiste una zona di esistenza della fase delta, quella che abbiamo trascurato sempre nel diagramma di fase, può essere piuttosto importante la saldatura. Noi qui facciamo finta ancora che non esista, ma vi posso assicurare che può dare dei grossi problemi. E vediamo quello che succede se noi dal punto zero, quello che potremmo considerare appunto l'asse lungo il quale stiamo svolgendo la nostra saldatura, con delle termocoppie misuriamo le temperature a distanze di lega crescenti. Per esempio, se consideriamo ad esempio appunto lo schema precedente e facciamo una sezione e vediamo appunto i vari punti, ciò che succede come evento termico. Dal punto di vista termico, i punti 1, 2, 3 e 4 subiscono storie termiche anche abbastanza differenti. Nel punto 1, la zona del cordone di saldatura, abbiamo subito una totale fusione. Nel punto 2, che anzi addirittura il punto 2 potrebbe invece di essere qui, potrebbe essere qua dentro, potrebbe avere addirittura avuto una parziale fusione. Comunque se il punto 2 si trova dove si trova, ha avuto una completa ossidizzazione. Il punto 3, che magari potrebbe essere compreso fra A con 3 e A con 1, ha subito una parziale ossidizzazione. E il punto 4 è un punto che può essere andato per esempio a 600 gradi, quindi ha subito quello che noi potremmo chiamare un forte rinvenimento. Pratica, cosa voglio dire? Se noi effettuiamo una saldatura, non solo stiamo interagendo nella zona del cordone, ma anche il metallo circostante subisce una trasformazione, subisce un trattamento termico. Questa è la definizione più esatta. Tant'è infatti che se io effettuo
una serie di durezze a partire dal cordone, via via allontanandomi, posso avere un'evoluzione di questo tipo qua. Perché quell'evoluzione? Ho detto posso avere perché non è che è detto che avvenga sempre, dipende anche molto dalla composizione chimica del metallo, ci sono una infinità di fattori che possono variare. Ma per esempio in corrispondenza del massimo, che potrebbe essere successo? Corrisponde più o meno alla zona 2-3, nella zona in cui il pezzo durante il riscaldamento ha subito una completa ostinizzazione, magari raffreddando un po' troppo rapidamente, e magari il pezzo mi è diventato martensitico. Se abbiamo avuto gli elementi carburigeni dentro la nostra lega, potrebbe essere secondo dei carburi, tutta roba che aumenta la durezza. A fianco, la zona 4, potrei essere rimasto un po' troppo tempo in una zona in cui ho subito un ingrossamento del grano. Temperatura alta ma non troppo. L'ingrossamento del grano vuol dire abbassamento di durezza. E quindi, vedete, abbiamo quel minimo. E poi, vabbè, allontanandoci abbastanza, ritorniamo alla durezza del metallo base. Quella appunto a durezza più alta, dove vi ho detto potrebbe essere avvenuta una trasformazione martensitica, magari con precipitazione di carburi abbastanza grossolana, beh, in quel caso io posso avere grossi problemi per esempio di rottura. Tanto che si formano delle cosiddette rotture a lame di coltello, tipiche di queste saldature testa a testa, dove in realtà la rottura non procede nel cordone, ma procede parallelamente al cordone, appunto in una zona limitrofa, spaccando il pezzo, perché appunto in quella zona io ho avuto una rottura martensitica, una struttura martensitica, cioè il pezzo lì ha un'altra microstruttura rispetto a quella che io avevo prima di fare la saldatura stessa, perché il mio sistema ha subito un trattamento termico più o meno controllato, d'accordo? Qui vediamo ad esempio quello che si può ottenere nelle varie fasi alla massima temperatura, quando io sto appunto, ho il mio cordone in fase liquida L, e poi dopo il raffreddamento con differenti temperabilità. Quindi quando io sto saldando in prossimità del cordone di saldatura a distanze crescenti, io avrò una zona limitrofa che è in campo, vabbè, la zona liquida è liquida, una zona limitrofa che avrà una struttura austenitica, la zona che è compresa fra con 3 ed A con 1 come temperature, che avrà una struttura mista, duplex potremmo dire, austenitica più ferritica, ma attenzione, una austenite metastabile, e poi una zona più in là dove c'è una struttura ferrito-perlitica che può subire anche ingrossamento del grano. Raffreddando, l'effetto sarà differente a seconda della temperabilità dell'acciaio. Se l'acciaio è poco temperabile, io posso anche raffreddare, non prende tempra, e il mio sistema resterà ferrito-perlitico sostanzialmente. Magari varieranno un po' le dimensioni dei grani ferritici e la distanza interlamellare, vedete qua, cambia un pochino, ma sostanzialmente ha una struttura ferrito-perlitica. Ma se il pezzo è ad alta temperabilità, io potrò ottenere appunto una zona temperata non solo nella zona che ha subito un riscaldamento sopra con 3, questa parte qua, ma anche nel cordone di saldatura, ed avere prende un pezzo assolutamente troppo fragile, inutilizzabile in quelle condizioni. Domande? Prego. Sì. Cioè, se diciamo che la saldatura non è un punto di rottura, diciamo. La saldatura è un punto debole della sua struttura, a prescindere. Se voi vi trovate, per esempio, un lavoro che potreste svolgere con gli ingegneri meccanici è quello di responsabile delle strutture metalliche in qualche azienda particolarmente critica, parlo di aziende petrolchimiche di vario tipo, ce ne sono diverse, la Frosinone, diverse a Roma, insomma, aziende che per esempio producono del grezzo, delle raffinerie per esempio, oppure delle acciaierie, o insomma aziende metalmeccaniche in cui la parte delle strutture, il controllo delle strutture è particolarmente critico anche dal punto di vista della sicurezza, ad esempio. Beh, se lei dovesse svolgere questo lavoro, la prima cosa che deve fare sempre è controllare la saldatura. Qualsiasi problema, se deve nascere, nella maggior parte dei casi nasce lì, sostanzialmente, con varie tipologie, a volte non visibili esteriormente purtroppo, però diciamo che comunque può avere appunto grosse indicazioni analizzando le sue saldature. Per carità, una saldatura fatta bene è una saldatura che ha delle buone chance di funzionare molto bene. Però appunto dipende molto come è stata fatta e come viene poi gestita nel tempo mediante controlli indistruttivi e compagnia bella. Qui le faccio appunto vedere il fatto che partendo da un acciaio ferrito perlitico posso ottenere anche della martensite assolutamente indesiderata in un punto che ha subito poi un trattamento termico anche abbastanza importante. Comunque la saldatura e qualsiasi giunzione comunque essa venga fatta, bullonatura, chiodatura, saldatura, è un punto di debolezza della sua struttura. Chiariamoci, cioè lei quando congiunge insieme due o più parti
ha comunque un punto di debolezza. Nella saldatura, il successo della saldatura è indubbio perché si salda moltissimo, attenzione, si salda quasi tutto si può saldare, però è chiaro che non può saldarlo come gli pare e piace, non può fare la saldatura come viene e poi mette in esercizio, deve sapere cosa sta facendo. Un buon saldatore è anzitutto un buon metallurgista, altrimenti non può fare le saldature a prescindere, d'accordo? Qui vediamo, prego. Ci sono soluzioni. Ci sono soluzioni che sono sostanzialmente, ovviamente per le applicazioni più importanti, non per tutto perché costa un sacco di soldi. Ci sono, per esempio, a volte si possono fare trattamenti termici in sito, ad esempio. Cioè, se lei per esempio sta saldando le piastre di un vessel chimico particolarmente critico, ci sono poi delle specie di forni, sono immagini dei piastrelloni molto grossi, che si ripassano tutta la zona e ne fanno un rinvenimento. Per cui lei dal temprato ottiene un bonificato che invece ha belle prestazioni di resistenza alle sollecitazioni. D'accordo? Quindi ci sono dei trattamenti post saldatura, qualcosa vedremo già qui, insomma. Dipende molto con cosa ha a che fare, chiaro non lo può fare per qualunque applicazione, d'accordo? Però per molte applicazioni, quelle più importanti, quelle più critiche, sono trattamenti costosi, richiedono macchinari costosi, richiedono un'ottima preparazione del personale, queste cose non possono essere affidate a qualunque tipologia di personale, insomma un personale che deve essere scolarizzato. Il saldatore è un lavoro di tutto rispetto, è un lavoro che per poterlo fare bisogna avere un patentino rilasciato solo dall'Istituto Italiano di Saldatura, che previo superamento di esami molto pesanti, per cui esami di metallurgia molto seri, vi consente di procedere appunto a saldare spessori variabili, cioè ogni patentino vi dà l'autorizzazione a saldare differenti spessori, non può saldare chiunque, attenzione, non è assolutamente praticabile. Il fatto poi di sapere bene la teoria, poi c'è un aspetto anche manuale molto importante, insomma. Io conosco bene la metallurgia, non sarei mai un saldatore, ci ho provato, non so capace, insomma, qui non so saldare, insomma. D'accordo, perché c'è un aspetto anche manuale estremamente importante, insomma. Ok? Vi dicevo, il bagno come evolve a seconda della temperatura, i vari punti abbiamo visto prima 1, 2, 3, 4, e appunto la storia termica dei differenti punti. Perché questo grafico? Cosa vi dà in più come informazione? Il fatto che il massimo in corrispondenza dei quattro punti considerati in realtà non viene raggiunto contemporaneamente, ma viene raggiunto in fasi differenti. Chiaramente il picco dei punti 1 e 2 è molto più vicino rispetto al picco del punto 3 e rispetto al picco del punto 4, che quindi sono differenziati non solo per la temperatura massima raggiunta, ma anche per il momento temporale nel quale ciò viene a essere ottenuto, e questo può essere un aspetto importante. Tipicamente intorno al cordone di saldatura si distinguono il cordone di saldatura stesso, indicato spesso come ZF, zona fusa. Intorno alla zona fusa si distinguono sempre due zone dette ZTA, zona termicamente alterata, che sono appunto le zone in cui si è superato almeno un punto di trasformazione. Qui vedete la zona ZTA suddivisa fra chi ha superato a circa 1 e chi ha superato a circa 3, quindi diciamo le zone che sono state parzialmente austenizzate o completamente austenizzate. Lasciamo perdere questa distinzione, sostanzialmente sono le zone che almeno parzialmente hanno subito un'austenizzazione, e poi quella che viene denominata come metallo base, spesso MB come indicato, ma che attenzione non è che sia rimasta completamente indifferente questa zona rispetto alla saldatura, perché ha superato, è arrivato fino a quasi 600 gradi, che 600 gradi era, mi ricordo, una temperatura di rinvenimento, un buon rinvenimento, per cui dipende molto cosa stiamo saldando. Un'ipotesi assurda, saldiamo l'acciaio martensitico, questo è rinvenuto per esempio, quindi non è che sia completamente indolore, non lo si fa, insomma, ripeto, è una temperatura non assolutamente trascurabile, e quindi appunto abbiamo zone differenti che possono subire storie termiche differenti in funzione poi della rappresentazione del processo di raffreddamento che avremo da punto a punto, perché noi potremo raffreddare il pezzo in vario modo. Lì, in questi casi, il processo principale di raffreddamento è legato alla conduzione termica lungo le pareti laterali del nostro metallo, cioè sostanzialmente noi abbiamo il cordone di saldatura e in realtà il calore per la maggior parte viene asportato lateralmente dalla grande capacità termica che hanno le lastre lateralmente, grande, dipende dalla lastra considerata, ma appunto la conduzione termica è molto molto spinta rispetto ad altri processi di asportazione del calore. Quindi vi dicevo appunto metallo base, zona termicamente alterata, ZTA, e zona fusa che appunto invece subisce almeno in parte una fusione. Perché dico almeno in parte? Non ci scordiamo che possiamo avere
per certi intervalli di temperatura che solo parzialmente quella zona è fusa, perché magari stiamo in campo, abbiamo un acciaio al 0,8% di carbonio e abbiamo una parziale fusione perché siamo in campo gamma più liquida, quindi gamma. Va bene? Il risultato durante la solidificazione, scusate, lo dire perché sennò si muore. Il risultato durante il processo di solidificazione dipende da una serie di parametri. Sicuramente, ad esempio, la grana cristallina del metallo base può avere un grosso effetto sulla struttura della nostra, del nostro cordone di saldatura. Guardiamo per esempio quello che si ottiene saldando due acciai con la stessa composizione chimica, ma con grana cristallina di dimensioni differenti. Quella a destra ha una grana più fine, quella a sinistra ha una grana meno fine. Vi ricordo che vi ho detto che l'asportazione del calore è sostanzialmente legata alla conduzione termica verso la vostra lastra. Vi ricordo che tutte quelle volte in cui avevamo un'asportazione termica molto direzionale, sostanzialmente la solidificazione avveniva con formazione di dendriti, ma la grana cristallina complessiva al termine della solidificazione, come vedete, nel caso a sinistra coincide con una struttura molto più grossolana del caso a destra. È chiaro quindi che se vogliamo un cordone con caratteristiche migliorate, bisognerà partire da un acciaio con grana molto fine. E questo certamente ci darà un qualcosa in più. Possibili difetti macroscopici della saldatura testa a testa in zona fusa o in zona termicamente alterata sono elencati qua: conclusione, insellatura, capite bene, questo sostanzialmente coincide con un innesco di rottura che è un intaglio a tutti gli effetti, slivellamento, porosità presente all'interno. Non ci scordiamo che, con l'eccezione del bismuto, ma insomma, che non troverete mai nella vostra carriera professionale, tutti i metalli hanno un volume specifico maggiore nello stato liquido rispetto allo stato solido, quindi raffreddando diminuiscono di volume specifico, si possono formare porosità all'interno, quindi è un difetto possibile. E poi difetti vari, che possono essere delle cricche laterali, maglia irregolare nel cordone di saldatura e vari altri difetti che adesso vedremo come individuare. A questo punto dobbiamo identificare con correttezza i possibili problemi metallurgici che possiamo avere nelle due zone che fondamentalmente subiscono la peggiore trasformazione, cioè la zona fusa e la zona termicamente alterata. La zona fusa che problemi può avere tipo metallurgico? Il primo, il fatto che è un metallo fuso a contatto con l'ambiente più o meno aggressivo. Questo che cosa può comportare? Sostanzialmente la formazione di prodotti di reazione farà l'ambiente fuso, il bagno fuso, l'ambiente esterno, ossia di formazione di ossidi, che finché vanno a galleggiare all'esterno poco importa, di fondo stanno là sopra, ma se rimangono inglobate dentro sono inclusioni esogene, quindi non provenienti dal metallo base ma provenienti dall'esterno, che possono appunto fungere a innesco di cricca. Inoltre, attenzione, nel caso io ho una grossa reattività fra il metallo base e l'ambiente esterno, e vi ripeto, questa reattività non è omogenea per tutti gli elementi, posso avere un disproporzionamento della lega, cioè localmente la mia lega può avere una composizione chimica diversa rispetto al metallo base. Voi dite, cosa genicale questo? No, genicale per due motivi. Il primo, perché una composizione chimica diversa sostanzialmente vuol dire proprietà meccaniche differenti, e dato che il vostro metallo base era stato ottimizzato, presumibilmente il cordone saldatura non è che viene più bello, con prestazioni migliori. Secondo, ogni qualvolta avete composizioni chimiche differenti, avete formazioni di coppie galvaniche, una volta il vostro pezzo è messo in esercizio, cioè localmente avrete una possibilità di attacco corrosivo localizzato sul vostro cordone di saldatura, cosa certamente non gradevole. Altro aspetto fondamentale è quello relativo alle condizioni, qui ho scritto di raffreddamento, in realtà dovrei dire più correttamente di solidificazione che raffreddamento, cioè noi stiamo solidificando mediante asportazione direzionale di calore, quindi formazione molto spesso di strutture dendritiche. E poi appunto durante la solidificazione e il raffreddamento possiamo avere formazione di cavità di ritiro, perché appunto, vi ripeto, con l'eccezione del bismuto, tutti i metalli hanno un volume specifico maggiore in fase liquida rispetto alla fase solida, quindi solidificando si ritirano sostanzialmente e possono formare appunto queste cavità, diciamo questi vuoti, questi microvuoti, oppure inglobamento di particelle non metalliche dovute alla formazione di ossidi durante appunto questa reattività fra il metallo base e il vostro ambiente, alla presenza di scorie. La scoria può avere un compito protettivo, ma questa può a sua volta essere inglobata e portata dentro il bagno fuso, e quindi quella lì essere inglobata e formarvi appunto una inclusione. Per rimediare a questo bisogna scegliere con accortezza sia il metallo base che il metallo di apporto,
per esempio il carbonio del metallo base deve essere sempre un, scusate, cambiamo il punto di vista, il carbonio del metallo di apporto deve essere sempre un po' inferiore rispetto al metallo base per dare un po' più di tenacità al vostro giunto di saldatura. Il molibdeno è quasi sempre presente perché vi elimina i problemi di fragilità rimanente e aumenta molto la resistenza del giunto. Il nickel c'è sempre un po' di nickel, sempre un po' più alto del metallo base, perché anche il nickel fa sempre bene e aumenta un po' la tenacità del giunto stesso. E poi, questo è fondamentale, silicio, zolfo, fosforo e vanadio assolutamente ridotti al minimo nel metallo di apporto. Perché questo? Silicio e zolfo formano ossidi, solfuri, vanadio forma ossidi e il fosforo induce una fragilità molto molto spinta. E quindi abbassando la tenacità del vostro pezzo deve essere ridotto a valori molto bassi. Lateralmente, come avevo già detto, alla zona fusa abbiamo due zone tipicamente alterate, dove il problema non è tanto quello della solidificazione, non c'è trasformazione, non c'è liquefazione, ma abbiamo una serie di trattamenti termici e sostanzialmente vedremo che, come avete detto prima il suo il vostro collega, possiamo fare dei trattamenti termici successivi, possiamo addirittura farli preventivi in qualche modo, cioè a seconda di un tenore, chiamiamolo di carbonio equivalente, che può essere ricavato appunto dalla composizione chimica del metallo base, possiamo scegliere se fare, se è necessario, possiamo vedere se il nostro metallo è saldabile e se invece ci sono necessità di fare o un preriscaldo o addirittura un post-riscaldo dei nostri lembi di saldatura. Questo perché? Perché noi preriscaldando o post-riscaldando spostiamo i picchi nelle curve di raffreddamento e quindi spostando i picchi riusciamo a gestire meglio le curve CCT, evitando la formazione di martensite sostanzialmente, che è il problema più sentito nella zona termicamente alterata. Il carbonio equivalente esce fuori da questa composizione chimica qua, che, da questa relazione che non dovete sapere assolutamente a memoria, dovete solamente sapere che esiste, e appunto a seconda che sia questo valore di carbonio equivalente 0,4, compreso 0,4 e 0,6 e 0,6, e maggiore di 0,6, abbiamo nel primo caso una saldabilità buona, quindi non c'è necessità di fare nessun trattamento preventivo o post. Nel caso di un tenore di carbonio equivalente compreso a 0,4 e 0,6 si prescrive il preriscaldo dei lembi, e nel caso di valori superiori a 0,6 si prescrive sia il preriscaldo che il post riscaldo. Questo in pratica per spostare le curve, le curve di trattamento, diciamo, a lati nella zona termicamente alterata, in modo da non avere processi di tempo sostanzialmente, quindi i picchi si spostano, il raffreddamento viene in qualche modo addolcito e avere meno rischi di presa di tempra del nostro cordone di saldatura, della nostra zona limitrofa. Un problema che può anche capitare è quello, specialmente ad esempio acciai inossidabili, dell'eventuale precipitazione di carburi in zone sfortunate. Per esempio nel cordone di saldatura di acciai inossidabile austenitico possono precipitare i carburi per quel processo che abbiamo visto stamattina riguardante appunto la sensibilizzazione. Dei carburi, guardate qua, questa è una micrografia, non è una simulazione. Sono un pochino dentro, ma guardate qui cosa ci sta. Questa zona è pesantemente depaperata di cromo libero in soluzione solida sostituzionale, ma è ricca di cromo legato sotto forma di M23C6, dove M23C6 è sostanzialmente un cromo ferro, quello che c'è di carburigeno 23C6. Non c'è cromo libero disponibile a fare ossido protettivo e questa zona può essere attaccata intergranularmente. È la zona sensibilizzata, cioè sensibilizzata in questo caso. L'attacco intergranulare cosa consiste? Consiste in una scarsissima perdita di volume, di peso, scusatemi, del vostro acciaio, ma l'attacco procede in verticale all'interno e scalza l'intero grano, portandovelo via, senza che in realtà macroscopicamente avvenga nulla che per voi risulti chiaramente evidente. Non avete ruggine, in qualche modo, ma avete un attacco assolutamente pericoloso che è molto localizzato e procede giù in profondità nel vostro acciaio, innescando cricche, alla fine, d'accordo? Qui abbiamo una carrellata di radiografie, ve le ho portate perché vi possono capitare fra le mani, sono anche piuttosto belline a vedersi, con microstrutture, difettosità più o meno evidenti, insomma, per esempio questa si vede abbastanza bene, questo distacco qui non è assolutamente accettabile. Qui abbiamo appunto delle microstrutture corrispondenti, qui abbiamo altre radiografie con porosità ad esempio abbastanza estese. La radiografia è il mezzo principe per analizzare una saldatura, però è costoso, perché è chiaro che non potete farlo per qualsiasi manufatto, va fatto solo laddove economicamente o a livello di sicurezza è indispensabile. Qui abbiamo altre saldature con altre radiografie con differenti morfologie del
del difetto, ripeto, questo lo affronteremo in modo più dettagliato più avanti con altri corsi, ma che in realtà appunto vi dà contezza anche della difficoltà stessa di rilievo della discontinuità e del difetto. Qua abbiamo appunto altre difettosità, belle questa qui la può comprendere chiunque, insomma. Si tratta di inclusioni non metalliche evidentissime, insomma. Ovviamente capite bene quanto possano essere pericolose con una tale visibilità. Qui abbiamo appunto una porosità più o meno estesa, queste macchie nere, insomma, e quindi vi danno appunto contezza di discontinuità, di soluzioni di continuità assolutamente inaccettabili per quanto riguarda il vostro manufatto. Vi ripeto, qui non abbiamo visto insieme come si salda, non ci interessa, qui stiamo cercando di capire quali sono i problemi che possono esserci a valle di una saldatura effettuata in maniera più o meno corretta, come scegliere il metallo di apporto e che indicazioni seguire nel caso appunto abbiamo fra le mani un certo materiale metallico a base ferrosa. Lo abbiamo visto qua, alluminio, rame, titanio, lo abbiamo visto, d'accordo? Ci siamo sempre focalizzati in rega a base ferro per cercare di comprendere quali sono i principali problemi che si possono presentare e come tentare di superarli. Domande? Sì. Questa? Come facciamo? Sostanzialmente dal colore, perché praticamente il vuoto è una cosa, il vuoto è vuoto, il vuoto è quello, nel caso di inclusione c'ha una tonalità differente perché ha un assorbimento e il raggio X differenziato. Poi attenzione, in questo tipo di controllo non distruttivo, anche in molti altri, moltissimo è l'esperienza dell'operatore. Io qui non vi ho fatto neanche, per esempio, le curve che escono fuori da un'analisi agli ultrasuoni, che sono estremamente complicate da comprendere, la lettura stessa del diagramma che esce fuori è complicata, non l'abbiamo fatto perché veramente sulla veramente pesantemente ai limiti del corso. Per cui, come avete capito, qui è anche piuttosto difficoltoso capire cosa ci sta fra le mani, perché moltissimo è l'esperienza pratica dell'operatore stesso. Per cui qui, insomma, il fatto che esistano delle macchie abbastanza evidenti sono chiare, insomma. Poi cosa sia esattamente diventa difficile, giustamente diceva appunto lei, poterlo distinguere. In un caso sono appunto inclusioni non metalliche, nell'altro caso sono, per esempio qua abbiamo delle cricche trasversali, le vedete qua, vedete, molto evidenti, però non è detto che si riescono a evidenziare così chiaramente, insomma. Per cui nella prova di intercorso non vi capiterà questa, non me la do. Questa è la sua preoccupazione, la vedevo appunto motivata e concreta, insomma. Dica, il metallo saldato, la testa del metallo saldato. Oddio, guarda. La parte nera sopra. Tutto il nero sopra e sotto, quello è metallo. Sostanzialmente poi voi, quello che viene cala poi in questa storia, è vedere tutte le discontinuità. Tutto ciò che è discontinuità è qualcosa di strano. Qualcosa di strano è qualcosa che deve essere affrontato, d'accordo? Per cui poi va da sé che poi dipenderà dal capitolato con cui avete a che fare. Faccio spesso riferimento al capitolato perché per voi diffonde la Bibbia, cioè voi avete un capitolato di progetto sul quale dovete aderire, insomma. Se per esempio quell'inclusione o quella porosità è superiore come dimensioni a quella accettabile, rigettate l'oggetto. O l'oggetto, se è in esercizio, dovete assolutamente interrompere l'esercizio. Punto. Non vi pigliate mai responsabilità esulando dai limiti delle indicazioni di norma o del capitolato. Vi si rompe il pezzo con certezza, insomma. Ok? Attenzione, da questo tipo di analisi, per esempio, non vedete l'ingrossamento del grano, la struttura martensitica, non la vedete qui, d'accordo? Per fare quello vi serviranno micrografie, vi serviranno analisi micrografiche, che possono essere fatte in sito, possono essere fatte in vario modo, insomma, d'accordo?